Buon pomeriggio, benvenuti a TG 2000. La Polonia ha annunciato di aver arrestato oltre 50 migranti al confine. Due gruppi di migranti sono riusciti a sfondare il recinto della frontiera tra Polonia e Bielorussia attraversando il confine. Alla frontiera da giorni ci sono migliaia di migranti ammassati che cercano di entrare in Europa. Ieri Varsavia ha accusato esplicitamente il presidente russo Putin di aver orchestrato la crisi. Al non governo va contrapposto il coraggio delle riforme economiche e sociali, un'azione paziente ma decisa che eviti gli sterili drammi degli scontri ideologici per dare all'Italia una prospettiva di sviluppo, coesione e convergenza. Così il premier Mario Draghi, citando le parole di Ugo La Malfa alla presentazione dell'archivio dei suoi scritti politici. Abbiamo ancora una montagna da scalare, commentava ieri sera Alok Sharma a tre giorni dalla chiusura del vertice sul clima di Glasgow. Il presidente del COP26 non ha nascosto che i negoziati sono in salita. La conferma arriva dalla bozza di comunicato finale ritenuta da molti deludente. Il documento invita i paesi a rivedere e rafforzare gli obiettivi al 2030 nei loro contributi nazionali volontari entro la fine del 2022, come necessario per allinearsi con l'obiettivo sulla temperatura dell'accordo di Parigi. I legali del nonno materno di Eitan Shumel Peleg, rappresentato sul fronte penale in Italia dall'avvocato Paolo Sevesi, ha già depositato ricorso al Tribunale del Riesame di Milano contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Pavia, con conseguente mandato d'arresto internazionale e richiesta di estradizione a carico dell'uomo accusato del rapimento del nipote. I presidenti di USA e Cina, Joe Biden e Xi Jinping, terranno un vertice virtuale la prossima settimana, anche se non è stata fissata una data specifica, lo riferisce Bloomberg citando persone familiari con la questione e ricordando che la mossa arriva mentre le due maggiori economie al mondo sono bloccate in molteplici controversie, tra cui quelle su tecnologia, commercio, Taiwan e diritti umani, pur concordando sull'importanza di continuare il dialogo. Una lingua di lava espulsa dal vulcano di Cumbre Vieja a La Palma, una delle isole Canarie, è entrata in contatto con il mare in un nuovo punto rispetto al delta vulcanico già creatosi in precedenza. Lo ha reso noto il Ministero dei Trasporti spagnolo con un'immagine diffusa sui social. Altre istituzioni spagnole avevano pubblicato nelle ore precedenti diversi video e foto che documentano l'avvicinarsi del magma alla costa. Il nuovo punto di contatto è situato a pochi metri da quello precedente. Cristiani liberi, non attaccati al passato nel brutto senso della parola, non incatenati a pratiche, cristiani soprattutto entusiasti per contrastare quella stanchezza che a volte assale e impedisce di fare il bene. È così che ci vuole Dio, dice Papa Francesco all'udienza generale di oggi in aula Paolo VI. E in vista della giornata mondiale per i poveri, questa sera il rosario di TV 2000 alle 20:50 sarà trasmesso dalla chiesa di San Basilio a Roma, a guidare la preghiera Monsignor Carlo Maria Redaelli, presidente di Caritas Italiano. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento con il TG alle 18:30. A tutti buon proseguimento di giornata, arrivederci.